Maurizio Ceschin, specialista in chirurgia vascolare. Ne uso più di uno, utilizzo l'808 per la parte vascolare tradizionale, utilizzo il 1470 come l'alprazionato endolift e dopo il 532 associato al 940 come parte transdermica per tutti i capillari telangiectasia. Beh, ce ne sono molti, con quattro laser lo spettro di trattamenti che si mette a disposizione dei pazienti è molto ampio, quindi sul viso c'è tutta la parte del frazionale e gli endolift di tutte le parti che si vogliono andare a prendere, c'è il collo, c'è il décolleté, sempre con la parte di endolift, tutti i trattamenti che sono disponibili anche per il corpo, quindi braccia, regione ascellare, giro braccia, c'è la parte dell'addome, i fianchi, trocantere, interno coscia, interno ginocchia e caviglia, quindi tutte quelle che sono a disposizione. La parte del 532 si focalizza principalmente sulle discromie, sulle macchie, sulle piccole melanosi, quindi soprattutto viso, collo, décolleté e mani. L'808 usato come fibra soprattutto per i vasi reticolari e poi l'uso flebologico più tradizionale del 1470 con la fibra per l'ablazione della grande saphena e piccola saphena. Lavoro in Friuli Venezia Giulia, in particolare a Trieste. Per il momento, senza bisogno di pubblicizzarlo, senza che ci sia ancora un sito mio personale, c'è già abbastanza lavoro. Una lista d'attesa di qualche mese. Ho partecipato a questo workshop per la possibilità soprattutto di incontrare colleghi che come me usano queste procedure, in particolare l'endolift, che sono dei colleghi molto esperti.